Buonasera a tutti e benvenuti a questo consiglio comunale. Oggi è la giornata mondiale della gentilezza, quindi mi raccomando, siate gentili soprattutto all'interno dell'aula. Prima di procedere agli argomenti, procediamo con l'appello. Volpe Domenico, Ziani Fabiana, Difesa di D'Antonio, Florio Cristina, Melagrana Adele, Fereoli Antonio, Gello Marina, Foglia Maurizio, Cavallo Antonella, Ciccarello Stefano, Dell'Angelo Bruno, D'Alessio Rolando, Esposito Valle, Gaiola Ilaria, Mattano Angelo, Bonavita Sabiana. Pregherei i capogruppo di nominare gli spettatori, maggioranza, minoranza. Perfetto. Allora, passo la parola al segretario comunale per l'argomento numero 1, lettura e approvazione del verbale seduta precedente. Prego. Buonasera a tutti. Allora, leggiamo il verbale. Verbale numero 37 del 9 ottobre 2023, aperto, lettura ed approvazione del verbale seduta precedente. Verbale numero 38 del 9 ottobre 2023, aperto, ratifica la versione di bilancio 2023-2025, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 267-2001. Verbale numero 39 del 9 ottobre 2023, aperto, ratifica la versione di bilancio adottata con il decreto giunta numero 103. Verbale numero 40 del 9 ottobre 2023, aperto, verbale numero 41 del 9 ottobre 2023, approvazione di bilancio consolidato per l'esercizio 2022. Verbale numero 42 del 9 ottobre 2023, ad oggetto modificazione agli standard provvedimenti. Verbale numero 43 del 9 ottobre 2023, ad oggetto articolo 148, decreto legislativo numero 42 del 2004, costituzione commissione generale del Casato. Verbale numero 44 del 9 ottobre 2023, ad oggetto una rata di ciascun comune provvedimento. Vi passo la parola al Presidente del Consiglio. Grazie segretaria, se non ci sono osservazioni diamo il punto numero 2 approvato e esecutivo. Passiamo adesso all'argomento numero 2 che è una variazione che è una ratifica di variazione bilancio in positivo. Chi ce lo presenta? Questa è una delibera tecnica, è una delibera prettamente tecnica, nessun contrario. Passiamo allora al punto numero 3, ovvero
master plan literale sarà prosciutto presa d'atto della delibera di approvazione del progetto definitivo e approvazione della convenzione. Chi prende la parola per illustrare? Comunque, dettagliato in un certo modo,
prescindere dalla parte politica che lo presenta, è giusto che quando si tratta del benessere della collettività, certe le cose positive che però non avete fatto, e invece infatti poi successivamente abbiamo votato contro gli altri atti, ma tutto è per dire che la minoranza, visto che si tratta di una questione positiva per il nostro territorio, visto che si tratta di una questione di territori allargati, quindi non riguarda solo il comune di Bellinzona, si parla di master plan, si parla di programmazione di interi territori intorno alla nostra comunità, quindi ci sarà sviluppo, ci sarà economia, ci sarà sicuramente più possibilità e opportunità di lavoro, quindi la minoranza voterà a favore di questo atto insieme alla maggioranza. Prego. Grazie consigliere Mantano. Prima di passare al voto mi prego sottolineare che ovviamente penso sia interesse di tutto il Consiglio che le attività possano essere favorevoli al territorio, d'altronde noi oggi approviamo l'ingresso all'interno ovviamente di tutta la compagine della provincia di Salerno come soggetto attuatore del progetto del Masterplan, quindi è un progetto sovracomunale che ricoprirà e che rivoca attualmente un'importanza fondamentale per lo sviluppo di tutto il territorio. Il Comune di Bellinzona rientra in questo progetto perché ha della costa, ma rientra in questo progetto perché ha la sede aeroportuale all'interno, che è fondamentale ovviamente per tutto il masterplan, visto che è un masterplan di sviluppo non solo territoriale ma anche turistico per quanto riguarda il discorso dell'accoglienza e di tutta l'economia del turismo in generale, come del resto anche l'essere capofila del progetto commerciale che viene dal fatto che il Comune di Bellinzona è il comune più grande come popolazione rispetto ai tre comuni facenti parte del consorzio. Se non ci sono altri interventi, procediamo al voto. Favorevoli? Unanimità. Immediata esecutività? Favorevoli? Unanimità. Grazie. Ok. Centro Sportivo Enrico Berri, riscontro, analisi e prospettive. Visto tutte le situazioni, in particolare le sentenze che sono state emesse in favore del Comune di Bellinzona contro l'ex concessione del palazzetto da poi in AL, visti considerati, si prende atto del procedimento civile in corso dinanzi al Tribunale di Salerno tra l'ente la società Sport e Management SCARL, ex comunità di impianti sportivi SNL, si dà mandato agli uffici competenti per ogni adempimento necessario al rilancio dell'organizzazione delle attività del centro sportivo Berlinguer, candidando una nuova opportunità attraverso l'accesso a fondi europei, PNRR e governativi stanziati per tale finalità, visto il notevole danno subito negli ultimi 10 anni da parte del privato di circa 1,5 milioni di euro. Chi la rappresenta? Niente? Nessun intervento? Prego, consigliere. Allora, niente, visto che la situazione della piscina comunale è una situazione spesso e volentieri oggetto di diatriba tra maggioranza e minoranza, perché spesso e volentieri sono state menzionate una serie di faccende e vicende che hanno anche accusato la minoranza di aver sbagliato determinate situazioni. Quindi l'unica cosa che mi viene da sottolineare è che comunque negli anni la minoranza, una volta maggioranza, ha sempre operato nell'interesse della comunità di Bellinzona, perché a differenza di quello che spesso e volentieri purtroppo è stato detto, noi abbiamo tempo addietro fatto delle scelte semplicemente perché in quel momento erano quelle che economicamente potevano mirare al benessere della nostra collettività, portando quindi una piscina comunale, un centro sportivo ad un livello importante. Il modus operandi poteva non piacere a qualcuno, va bene, assolutamente ognuno opera le proprie scelte. L'unica cosa che mi viene da chiedere, ma semplicemente perché oggi stiamo affrontando questo discorso in consiglio,
consiglio comunale è come mai, diciamo, ci sono delle tariffe per i nostri contribuenti abbastanza alte e salate. Quindi, a parte che spero che andando avanti queste possano ridursi, perché può essere pure che forse all'inizio ancora devono programmare, ancora devono calibrare, nonostante abbiamo affidato per 38.000 euro già un primo controllo, già un primo servizio, un primo, come dire, affidamento a un'associazione polisportiva che dovrà quindi gestire per 8 mesi la piscina comunale. La domanda che pongo io, la speranza ovviamente che ho io, è che questi saranno quindi capaci di loro operare, di poter ridurre quanto più possibile le tariffe. Perché dico questo? Perché comunque, al di là delle critiche che abbiamo subito nei tempi passati, comunque le tariffe non erano elevate, ma erano tariffe che, come dire, si equiparavano a quelle di mercato. E addirittura, per quello che ricordo io, che la memoria sicuramente non mi inganna, c'erano anche delle scommesse per i residenti, ovviamente, perché comunque il palazzetto, perché comunque la piscina comunale è una struttura pubblica fatta con i soldi dei cittadini, quindi è anche giusto che i residenti possano usufruire, diciamo, di una scommessa particolare. Quindi la speranza e la domanda che pongo al Consiglio Comunale è: queste tariffe ci danno quindi a ridursi? Avete affidato comunque questa gestione temporanea per 8 mesi dopo che avete speso comunque 122.000 euro con IVA, ovviamente, facciamo le dovute precisazioni, se no altrimenti poi possiamo essere tacciati di esattezze, quindi 122.000 euro più altri lavori della cooperazione, circa 150.000 euro secondo me. Oggi la affidiamo a 38.000 euro per circa 7-8 mesi, quindi per poco tempo, a questa associazione polisportiva, proprio perché questa piscina riparta, soprattutto dopo il periodo di Covid che ci ha visto tutti quanti e tutti gli stabilimenti e tutte le strutture sportive subite problematiche. Quindi diciamo che si sta cercando di ripartire. Ma la domanda che mi pongo io, la speranza, è: riusciremo a venire a tempo? Già avete risposto qualche cosa? Ci sta la possibilità di ridurre queste tariffe? O addirittura possiamo andare incontro a un aumento, visto e considerato che non ho capito nemmeno le utenze dai documenti che ho visto chi è che le pagherà, cioè effettivamente acqua ed energia elettrica, chi la pagherà il comune, la manutenzione della struttura, chi la farà la cooperazione, continuerà, e quindi diciamo dei cittadini, mentre invece la polisportiva, tanto di cappello, sicuramente saranno competenti, a cui però è stata affidata pure sulla scorta di una proposta che vanno in varie ed eventuali, alcuni firmano in varie ed eventuali, c'è tanto da dire e chiacchierare. Voglio capire, in queste varie ed eventuali forse ci sta pure il pagamento del consumo dell'acqua, quindi le utenze, l'energia elettrica o altri servizi, anche questo vorrei capire, anche se poi vediamo che nella convenzione, perché c'è una convenzione, un contratto assicurato con loro, però secondo me non è chiarissimo. Quindi, visto che mi provo della collettività, visto che mi provo anche del fatto che le tariffe sono secondo me elevate, vorrei capire un po' meglio attraverso i chiarimenti effettivamente verso dove stiamo andando. E se dopo questo affidamento temporaneo, perché se è temporaneo vuol dire che l'amministrazione, la parte politica, ha comunque in testa qualche altro indirizzo dopo questi 8 mesi, 7-8 mesi, quale sarà l'indirizzo che si vorrà dare? Grazie consigliere Mando, io prima di concedere la risposta vorrei aggiungere anch'io qualche quesito. Innanzitutto, oggi noi stiamo discutendo di una delibera che si chiama riscontro, analisi e prospettive, riguardante il centro sportivo di Corbella, quando poi fondamentalmente non facciamo altro che prendere atto del fatto che la COIDA, che adesso si chiama, sta procedendo sul tribunale civile dopo che il comune giustamente ha vinto sia in sede centrale sia in sede di consiglio di stato. Quindi una delibera che in realtà dovrebbe contenere una presa di posizione amministrativa diventa una delibera politica, seppur senza nessuna presentazione, perché nessun consiglio comunale né il sindaco ci hanno presentato e dimostrato queste analisi e le prospettive, tantomeno si capisce né dalla delibera né dagli allegati che cosa si intendesse con questo titolo di delibera.
mio punto di vista è stato già espresso, e lo riesprimo. Noi abbiamo il comune di Bellizzi, con noi intendo dire il comune di Bellizzi, ha vinto al TAR nel giugno 2021. Si potevano fare delle scelte differenti per quanto riguarda il riavvio e l'utilizzo delle strutture, sia per quanto riguarda il palazzetto, sia per quanto riguarda la piscina aperta, e così non è stato. Si è scelto di procedere con affidamenti alla cooperazione per quanto riguarda la gestione, piuttosto che con una serie di ristrutturazioni, in particolare sul palazzetto, che io ricordo che poi non hanno portato nemmeno ad avere effettivamente un'agibilità completa della struttura. Tant'è vero che nell'ultima settimana sono state rischiate addirittura di giocare a porte chiuse. La piscina è stata ristrutturata, nel senso che sono stati riavviati i motori, sono stati riutilizzati i meccanismi necessari per l'utilizzo stesso della piscina, ma la struttura della piscina è la stessa identica che abbiamo trovato in uso. Io, al di là delle polemiche che sterilmente possono portare a parlare di politica, ma che politica non è, dico e sottolineo la mia forte contrarietà rispetto al fatto che le scelte che sono state portate avanti sono state miopi, perché noi abbiamo lasciato la nostra comunità per 3 anni senza centro sportivo Berlinguer, e seppur vero c'è stato il Covid e sicuramente la colpa non è completamente da investire alle scelte amministrative, è anche vero che alcune scelte sono state tardive e quantomeno miopi rispetto alle esigenze della comunità. Detto questo, io mi asterrò rispetto a questa delibera, perché il mio interesse, come penso l'interesse di tutti, sia quello di migliorare gli investimenti possibili e plausibili sullo sport, tutto, che si tratti di nuoto, che si tratti di palestra, che si tratti di calcio, che si tratti di qualsiasi altro tipo di attività. Ma mi preme contestare, e con la mia selezione cercherò di farlo, il meccanismo, il metodo che è stato utilizzato in questi anni per riportare la comunità allo sport. Grazie, se ci sono interventi. Parla il sindaco. Dichiarazione di voto e anche per una correttezza al consiglio si chiede non in relazione chi perché sull'argomento, chi può intervenire sull'argomento del consiglio, perché l'esplicita è dentro l'atto deliberativo che si chiarisce. Allora, solo per alcune precisazioni, solo per correttezza, l'atto viene proposto per un semplice fatto, che dobbiamo candidare la struttura presso altri contributi, sia per quanto riguarda europei, sia per quanto riguarda quelli nazionali, sport e periferie. Ma solo perché la delibera è molto chiara, fa un resoconto semplice, e in più impegno il Consiglio ad avere la piena facoltà e la proprietà giuridica della struttura. Non voglio qui fare adesso il giurista, voglio solo rappresentare, e quindi mandalo, non c'era motivo di giustificare perché avete dato un appalto, avete affidato a terzi, ma nel senso mi è sembrato di capire che volesse giustificare perché si era legittimo, quindi una maggioranza fa le sue scelte strategiche, quindi non contesto, questo contesto è solo un fatto, perché credo che sia dentro troppo questa piscina e nessuno ha capito di che cosa si stava parlando, credo, fino in fondo, perché parliamo del centro sportivo Berlinguer realizzato nella sua totalità da un palazzetto di un po', che è costato fatica, per darlo alla comunità, perché non avevamo un campo. Giocava a basket quando io l'ho fondato, 1989, con dei gruppi, con dei ragazzi, quindi per buona volontà. Molti adesso hanno fatto anche strada sul basket, qualcuno è diventato anche direttore nazionale, di sportivo, di squadre famosissime, quindi mi orgoglisce questo, anche l'attuale presidente, che ha la carica, che ha rinunciato la carica di presidente, che non sa controllare con il finanziario. Quindi, gente che conosce di che parliamo, quindi sappiamo bene che qual è il sacrificio che si fa per dare a una comunità un po' di sport, un po' di vitalità. Il problema, io entrando nel merito, voglio solo raccontare i fatti schematicamente, perché la piscina è diventata nostra proprietà, esattamente alla fine del 2022. Va bene? Perché fino a prova contraria il privato che vinse quella gara dove Marta era assessore fu data nel 2012
lavoro finito nel 2011-2012 si era programmato. Quindi quel privato poteva chiederci un dato, c'è un contenzioso enorme in corso e la banca, se si è spostata sul piano civile, questo lo dico a una platea di competente, perché si vuole tenere in piedi il mancato guadagno, perché io devo ringraziare la struttura tecnica del comune nella sua interezza che con coraggio revocato l'appalto nel 2015. Noi abbiamo avviato ufficialmente, dopo un anno che siamo entrati in amministrazione, dopo aver fatto tutta la valutazione, perché c'era un contenzioso di milioni, perché chi ha fatto l'appalto aveva chiesto al privato di rifare a ICD e a ICD non ha fatto. Quindi manda lo stesso della bene, avete fatto l'affatto. Una convenzione che garantiva lei, non per quello che voleva lei regalarci, e quell'altra è andata male, quindi paga questo, dici anche gli affidamenti che vedevano che i cittadini, esatto, i cittadini adesso sono stati tra virgolette truffati, tra virgolette, i 5,5 milioni, e che questa amministrazione si è fatto carico di entrare nel merito di un contenzioso complesso, perché se tu sbagli una virgola, perché il bene non era nella proprietà del comune di Bellizzi, era sempre nella titolarità del privato che faceva il bene il cattivo tempo a seconda di quelle che erano le sue organizzazioni, anche che la dava in modo monouso, era utilizzato da pochi per tutto questo periodo che poi l'ha gestito il palazzo, e noi non abbiamo fatto altro che entrare negli interessi e cercare di tutelare la comunità di Bellizzi. Ma questo per chiarire che quel bene ancora oggi c'è un grande punto interrogativo sulla proprietà, perché quel privato potrà vincere in qualsiasi momento, tra virgolette, perché le cause si fanno in tribunale, ma si ha ragione. E quindi no, per dire che questo atto non solo fa la fotografia dei danni che abbiamo subito, perché abbiamo due campi e ormai qualcuno, nessuno ci restituirà il calciotto e la pallavolo ad aperto, nessuno ci restituirà, perché noi dobbiamo trovare le risorse necessarie, perché in questi anni noi non le abbiamo, non abbiamo potuto candidare perché non avevamo la proprietà, si parlava con il privato, la rottura col privato, io lo devo anche ringraziare tra virgolette, perché facevo un compromesso, me lo mise a disposizione perché noi impegniamo dei soldi e dicevo togli per un momento la responsabilità, perché noi dobbiamo fare un anno per la vaccinazione, siamo stati al centro e quindi tanti cittadini che sono impegnati utilizzando quel palazzetto perché eravamo al centro di interesse, li abbiamo portati qui dando una mano per superare il problema. La delibera, se qualcuno la legge, l'abbiamo fatto messo punto in prospettiva, perché uno la candideremo da domani, ci assumiamo la responsabilità fino in fondo la parte politica del consiglio per candidare il palazzetto per cercare di portare a casa quello che è possibile, e in più io voglio ringraziare, anzi mi ha dato l'assist per tutti, che noi ce lo siamo posti il problema delle tariffe in virtù di un piano economico e finanziario, ma dato che non vogliamo più perdere e non possiamo rischiare, abbiamo fatto un quadro economico finanziario che adesso andremo a vedere, penso dal 1° dicembre partirà lo sconto per i cittadini bellici, perché lo volevamo fare all'inizio, minimo un 15%, faremo operazioni di abbonamento per il primo figlio, secondo figlio, terzo figlio. Mi ha dato l'assist? No, perché è un argomento fuori contesto, però tu mi hai detto, visto che la piscina è talmente alta e costi, io ne approfitto per fare, no, siamo solo in equilibrio con un piano, solo in equilibrio con il nostro piano economico finanziario, quindi sono in perfetto equilibrio con il nostro piano economico finanziario. Ho detto che mi hai dato l'assist perché ti sto annunciando che dal 1° dicembre credo che riusciremo a fare un'operazione di quadratura dei costi per restituire sempre ai cittadini bellici, perché noi vi ricordo che quando l'abbiamo aperto, e chi di fatto l'ha aperto esattamente 15 anni fa, tutto il palazzetto, tutta la roba che non tenevamo nel palazzetto, nel cucino, nel campo di calciotto, nel campo di pallavolo, abbiamo creato un vero centro sportivo a disposizione della comunità. E ti stavo dicendo, io conosco bene il posto di dall'inizio noi partimmo con un 20% ai cittadini bellici, ai residenti cittadini bellici. Riprenderemo questo spirito per cercare di restituire alla comunità di Bellici, perché stiamo continuando a pagare mutui a carico del bilancio. Quindi
sostanzialmente noi andremo avanti su queste cose cercando di restituire. Voglio ringraziare l'ufficio tecnico per quanto riguarda la bravura. Sono stati fatti affidamenti a nome del proprio, perché la proprietà è del comune, la proprietà è del comune. Quindi, essendo proprio il comune, noi vogliamo tutelare fino in fondo, sia per quanto riguarda i servizi, sia per quanto riguarda la qualità e l'igienicità della struttura, perché parliamo non solo di bambini, ma parliamo di persone anche portatori di disabilità, e quindi perché faremo anche corsi di questo tipo. Quindi Bellizzi ritorna con un palazzetto dello sport, ritorna al centro dei servizi sociali che metteremo a disposizione anche di alcune categorie particolari. Quindi la delibera è un presupposto molto complesso, e meraviglio che Mandalo si sia soffermato soltanto sotto l'aspetto della piscina, perché noi entriamo anche nel merito di quello che è il contenzioso e di quello che il comune ha dovuto garantire per riprendersi e salvaguardare anche qualche incompatibilità, perché il confine è sottile. Noi abbiamo fatto un'operazione intelligente prendendo la gara del privato, garantendo noi, nonostante tenevamo un contenzioso con questo privato che poteva in qualsiasi momento disfidarsi dall'utilizzare quella struttura, e creando una paralisi vera e propria, perché chi faceva il flash sull'utilizzo del centro sportivo del palazzo, parlo di Coita, alla fine rischiava poi di ritorcersi contro di lui. Quindi noi abbiamo fatto un'operazione per salvaguardare questa comunità, lo sport, il tempo libero e la recreazione. Quindi io ringrazio la maggioranza che coraggiosamente in questi due anni ha seguito punto su punto e ha rinunciato punto su punto. Ringrazio anche i nostri legali, che vince, portare a casa questo risultato non era facile, con il rischio di pagare un risarcimento del danno enorme sul mancato lavoro. Oggi la comunità di Bellizzi si è riappropriata di un proprio bene suo che vale oltre 5-6 milioni di euro per la sua capacità. Quindi è un bene che è ritornato nella totale proprietà del comune, che ci aiuterà anche per cercare di dare una mano ai nostri giovani studenti, perché partirà dalla settimana prossima con gli istituti di scuola superiore, con un liceo scientifico che verrà qui con i suoi ragazzi. Parte il nuovo in cappella gratis nei moduli scolastici, grazie a Fabiana, all'assessore della pubblica istruzione, che ha chiuso un accordo con la dirigente scolastica. Quindi è un team che ritorna in armonia, e devo dire la verità, questo spirito Marco non vuole essere un'accusa, perché oggi voi siete un altro gruppo, però non significa che qualcuno che si è assunto delle responsabilità oggi debba tutto difendere, ma difendere ha ragione, se però noi siamo stati privati della nostra struttura. L'intuito di affidarla a terzi credo che abbia incappato in un qualcosa che non è riuscito. Quindi noi abbiamo perso 5 anni della nostra struttura, non abbiamo potuto fare investimenti, non l'abbiamo potuto candidare con i fondi PNRR, non l'abbiamo potuto candidare sport e periferie che il governo aveva messo in moto, perché non ne avevamo la titolarità. Siamo ritornati proprietari del centro sportivo Berlinguer nel 30 dicembre del 2022, all'inizio del 1 gennaio 2023, noi ci siamo messi in moto per cercare di mettere in moto tutto il meccanismo che utilizzo, e abbiamo trovato una struttura rovinatissima. Abbiamo speso fior di quattrini per metterla, addirittura mancavano i monitori, mancava l'attacco del metano, del gas. Si era messo in modo un meccanismo di bombole autonome, perché non si pagavano le rette alla società del gas, non si pagava l'assis, l'acqua. Si sono dovute fare dei ponti, dei bypass per prendere e cambiare nominativi per portare di nuovo l'acqua nella piscina. Allora io dico, a volte ci vuole anche un po' di pudore, specialmente per chi conosce i fatti, per chi conosce le cose. Io posso giustificare il cittadino che non mastica di politica perché non credo tutti i giorni, ma chi vive quotidianamente la politica, ne ha condiviso lo spirito, ha accompagnato processi difficili, oggi bisogna rinnegare alcune situazioni. È innegabile che questo contenzioso riguarda tutti, non solo la maggioranza,
riguarda tutti. Basta andare ad Alba Pretoria oggi e discutere di che cos'è il centro sportivo Berlino. Allora andiamo a quindi noi stiamo votando la libera per candidare il palazzetto dello sport al futuro, oggi, con questa delibera di consiglio, chi non ha capito lo spirito, è che il comune di Benizzi, fermo restando le responsabilità, fermo restando i contenziosi che ci possono sempre tornare, noi abbiamo la responsabilità e l'autorevolezza di riproporre e candidare PNRR ai contributi nazionali e agli impegnati del mondo. Quindi votiamo convintamente questo atto perché avete fatto un grande lavoro e avete restituito una grande struttura alla comunità di Benizzi. La ringrazio sindaco, la ringrazio. Prego. Giusto per chiarire una cosa, perché il sindaco, come al solito, io domando una cosa a lei, cerca di distogliere l'attenzione da quello che ho chiesto. Per esempio, se l'impegno con la cittadinanza, dobbiamo cercare di rimodulare, perché non è giusto che quando una volta gestiva un privato, le tariffe erano molto più basse, tutta questa bassa, erano più basse, non possiamo, erano più basse. Per quanto riguarda invece oggi noi abbiamo 75 euro al mese, no? Prima erano molto più basse, sapete voi non entriamo nei canoni, nei mercati. Ecco come dice il sindaco, il primo ti dice va bene così. Noi oggi con una struttura pubblica nostra, che ovviamente sistemiamo, ristrutturiamo con i nostri soldi, non con quelli dei privati, con i nostri soldi, oltre 150.000 euro da cooperazione e compra, 38.000 euro vediamo chi dovrà gestirla in maniera temporanea. Infatti ho fatto un'altra domanda, ma solo per chiarimento, mica per polemizzare. La domanda era, dopo, visto che è temporaneo, l'indirizzo quale potrà essere? Perché quando si dà un carattere di temporaneità a un affidamento del genere, perché in testa evidentemente tra 7 e 8 mesi forse ci sta qualche altra cosa, come potrebbe essere affidata ad un altro privato ancora, non metto in dubbio questo, visto che già l'ha fatto una volta, sì. Perché lei ha detto che voleva raccontare una storia, però nella storia si è dimenticato di partire un po' più dietro, eppure lei gente fa sempre storie più lunghe perché lei dice sempre che se la storia di questo paese. No, attenzione, questo fatto è stato con il lavoratore. Allora, no, non è, sto dicendo, sì, ma lei l'ha data anche lei a un altro privato. Quindi ha fatto anche lei un errore quando la dite da ripetere la piscina. Lei la dice gestire ad un privato e noi gli chiede solo la piscina e gli chiede pure la pubblica illuminazione. Dopodiché la data della cooperazione sviluppo ha creato il buco economico, perché la cooperazione sviluppo lo sappiamo, i problemi economici che ha portato al Comune di Benizzi e quello che stiamo pagando. Guardate i bilanci, 20 milioni di indebitamento siamo. Dopodiché, perdonatemi, sì, ci sono fornitori del bene che aspettano anni per avere i soldi, no?
delle esercizi che offre al comune, noi addirittura alla polisportiva anticipiamo già due mesi prima che mettono piede all'interno della piscina. Quindi voglio dire, lasciamo stare, io volevo semplicemente dire che ci asterremo perché non ci piace come è stata impostata la delibera. Tanto di rispetto, ci asterremo. Grazie mille. Procediamo al voto. Favorevoli. Astenuti. Immediata esecutività. Favorevoli. Astenuti. Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno. La sostenibilità nello statuto comunale a indirizzo. Favorevoli, unanimità. Grazie a tutti, buon proseguimento.
Grazie.